Buongiorno a tutti ragazzi, qui il vostro Cesare Presu e oggi non farò una live bensì un premiere. Perché? Perché io teoricamente quando voi vedete questa roba sono da un mio amico. Quindi registriamo prima e ve la faccio vedere come se fosse una live. Quindi oggi tenteremo di battere il Pantheon del Cavaliere. Se vi ricordate l'ultima volta sono riuscito a battere il ricettacolo puro, il boss più difficile del gioco. Anche in live che laggavo un po', mi sono leggermente allenato durante questa settimana. Ancora un po' e sono migliorato ulteriormente. E secondo me, quindi, oggi potremmo anche riuscire a batterlo. Bisogna solo vedere come ce la caviamo. Quindi, senza indugio, cominciamo. Appena carica. Magari allenandoci un pochino prima. Mettiamoci gli charm giusti ed iniziamo. Ed iniziamo con... No, lui lo so fare. Lui lo so fare. Questi qua li so fare. Ed è quella qua, la senza occhi. La so fare anche questa qua, però è meglio massimizzare le mie possibilità di vittoria. Siete d'accordo? E cominciamo. Grazie per il colpo di lag subito. Volevi. Vedete? In questa mappa qui si è state sempre qui. Siete a posto. Vieni qua. Ma ragazzi, adesso non sto molto usando. Non sto usando l'altro controller. Perché in realtà ha avuto un paio di problemi. Niente, così dovremmo essere capaci di sconfiggerla abbastanza facilmente, ragazzi. Su serio, non ho preso danno da te. Buongiorno. Ok, morta, molto semplicemente. E addio senza occhi. Ok, prossimi boss. Adesso si va di Markov. Ah, ok. Ancora qua, Markov. Buongiorno, mio caro. Come stai? Su serio non ti sto colpendo? Su serio te mi hai colpito col tuo corpo? Su serio mi hai colpito col tuo scudo? Niente, a quanto pare non sta andando benissimo questa battaglia contro Markov. Vai, no. Dannato te. Dannato te. Dannato te. E perfetto, adesso c'ha anche la seconda fase di vita. Non l'avevo notata. Perfetto, diciamo che mi devo ancora un po' allenare con lui. Direi, sì, un bel po'. Su serio? Su serio mi hai colpito con quella...
attivata. Ok. Ho perso più di mezza vita, però ce l'ho fatta. Riproviamo ancora un po'. Aia. Brava, salvo. Su serio? Su serio? Niente ragazzi, di solito riuscivo a farlo bene, a quanto pare sono andato fuori allenamento. Ma forse è il metodo ragazzi. Forse il metodo. Ok. Anche adesso.
Ma quella lì come avrei dovuto schivarla, gioco, dai. Ok, cura. Ok, ce l'ho fatta. Non c'ho più voglia di allenarmi con lui, quindi boh. Ragazzi, ho capito perché sto facendo così schifo. Mi ero equipaggiato l'amuleto sbagliato, ma tipo tanto sbagliato. E quindi stavo facendo schifo. Questo qua attacco rapido non serve a nulla contro di lui. Serve quello che ti fa l'attacco lungo. Ma non me ne importa. Quindi adesso continuiamo. Questi due qua erano i due boss più problematici, tranne quello finale. E combattiamo il ricettacolo puro. Sì, ho le cose giuste. Ricettacolo puro. Su, concentrazione. Ok. Ci siamo. Eccolo. Na na na. Comincia subito in bombazza allora. Ok, cura. Aia. Mi sono fregato da solo qua. No, non ho abbastanza per due. Cura. Mi ha fregato. Vabbè. Riproviamo, ragazzi. È a questo che serve la Hollow of Gods. Però fatto sta che sono arrivato al 50% di HP, quindi va bene. Molto bene. Un po' di laghino, ma vabbè. Ok, buongiorno. Aia. È perfetto subito. Grazie. Su serio non mi hai fatto il doppio salto?
Ah, vabbè. Mi ha ucciso. Yay. Ma sempre a 50 era arrivato, più o meno. Buongiorno. Ok ragazzi, battuto la prima volta, terzo tentativo. E avevo ancora minimo 2 o 3 HP. Ci siamo ragazzi. Direi che allora possiamo andare al Pantheon sperando di non morire male. Ok ragazzi, direi che si inizia. Ok, guardiano di cristallo. Guardiano adirato, anzi. E vabbè, se ti metti lì allora non ti posso attaccare, però...
Aia. Ti vuoi spostare? Ok. E ci curiamo. Perfetto. Abbiamo tre magie o tre cure per il momento. Vediamo chi c'è ora. Oh no, lui. Non mi sono allenato con lui. Ecco, per l'appunto. Per l'appunto. Su serio, non mi hai neanche lasciato curare un HP. No, su serio? E sono morto, ragazzi, sono morto. Oh no, non sono morto. Però ho 4 HP. Dimmi che quella senza occhi. Sì, era senza occhi, mi posso curare. Sono fortunato, ragazzi. Ok, mi mancano solo due maschere di vita, ma per il resto sono a posto, ragazzi, direi. Forza. Ok, easy questo. Ah, su se mi hai fatto l'attacco in aria? Quell'attacco lì? Morto. Non ho tutta la vita, però vabbè, ho tutte le anime. Dimmi che mi sono curato. Mi sa di no, però. No, mi sa di no. Buongiorno. Vabbè, almeno avrò tempo di curarmi ora. Su serio? Mi sono un po' distratto oggi. Forza, rimbalza. Bravo.
Su dai, mi manca poco. E poi sono full vita. Full vita, ragazzi. Siamo tornati. E ce ne siamo andati. Ok, lo sapevo che sta per fare quell'attacco lì. Ok, forza. Dove appari? Esattamente sotto di me. Su, muori. Ok, è morto, ragazzi. Addio. Ok. Ok, ragazzi. Ci riposiamo. Siamo a metà. Ce la possiamo fare. Ok, abbiamo tutte le maschere di Lifeblood che ci servono e possiamo andare. Vediamo chi c'è. Se c'è Markov va bene, perché... Ah no, 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 non so chi c'è, ragazzi. No. Failed Champion, ciao. Perfetto, mi hai già tolto due maschere. Mi hai già tolto più di due maschere. Però mi posso curare perlomeno. Cos'è? Ok, è morto, teoricamente. Adesso devo solo fare tac, 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 ed è morto. Perfetto, ragazzi, che ne dite? Siamo full di tutto. Questo boss è... Se lo picchi con l'armatura e non la faccia, mentre è aperto, puoi in pratica ottenere tutte le anime che vuoi. Buongiorno Marco, come stai? Stavolta tutte le anime del mondo sono invincibile. Non mi ha ancora fatto danno, ragazzi. Ok, adesso comincia la parte un pochino più complicata. Tantan.
La nazione si è andata verso l'alto. Quando torna giù, gliele suono. Buongiorno. Ok, ragazzi, l'abbiamo fatta e siamo ancora in full vita e abbiamo 4 magie e quasi 5. Dai, 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 dai. Questa run la facciamo bene, ragazzi. Adesso chi c'è? Il maestro delle anime? Vediamo un po'. No, ci sono i Watcher Knight. Se mi ha fatto così tanto danno, bro. Guarda che io mi posso curare. Ah, ok, batteria quasi scarica, grazie. Grazie, grazie, grazie. Molte grazie. Poi la cosa bella è che mi ha fatto. Ok, ragazzi, poi il bello è che mi ha fatto il suono e poi 10 secondi dopo batteria quasi scarica. Ok, adesso c'è lui. Da quando è che rimbalzi anche indietro? Certo. Da quando è che rimbalzi così? Niente, ragazzi, sta andando a schifo qua. Di solito riesco a sconfiggerli in no damage quasi. Niente, mi sta andando a schifo questa roba qua con questi qui. Ok, se n'è andato un altro. Dai che ci siamo. Stasera non mi ha fatto il salto sul muro. Dannazione a tutti voi. Una cura va più che bene. Una cura va più che bene. So, dai, questo qua è l'ultimo, ragazzi. Da quando è che arrivi fin dall'altra parte della mappa? Lo sapevo. Ho preso un danno in più perché me la sono voluta giocare. Me la sono voluta giocare troppo spavaldo, ma vabbè. Fa niente. Siamo quasi a posto, ragazzi, su. Maestro delle anime. Ci tiranno, scusate, sì, è il tiranno delle anime. Ma cosa mi vuoi fare? Te non sei niente. Aia. Magari qualcosa è in realtà. Infatti è uno stolta pensare che mi può sconfiggere. Ti vuoi far colpire? A quanto pare no. No, aia, mi ha fatto male. Fatto male. Ha fatto tanto male. Più di quanto avrebbe dovuto. Se mi ha fatto danno prima mentre si teletrasportava.
Mi sta andando malissimo. Malissimo. Ok, ci siamo. Non so cosa ci sia ora, ma non credo che siamo pronti a combatterlo. Siamo fregati. Siamo un botto fregati, ragazzi. Siamo un botto fregati, buongiorno. Sì, ok, tutto... Ok, interessante. Ok. Ok, sono morto, ragazzi. Sono ufficialmente morto. Mi chiedete perché? Molto bene. Perché, teoricamente, se questa qua fosse la battaglia già iniziata, lui mi avrebbe già dato due colpi. Buongiorno. Su serio? Non ho detto l'ultima parola, non ho detto l'ultima parola.
Ho uno di vita. Sono morto. Vabbè, stava andando bene. Il 50% l'ho raggiunto, ragazzi. Ho deciso di fare questa roba. Perché? 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 Beh, ragazzi, direi che riproviamo. Come non detto, cambiate idea. Ok ragazzi, direi che adesso, visto che non c'ho più voglia di fare il Pantheon del Cavaliere, faremo con la limitazione dell'aculeo, miei cari ragazzi, quello del maestro, che è quello precedente, solo che che ho già fatto, solo che adesso lo faccio più difficile, che se lo faccio più difficile tante volte è meglio. Essenzialmente ci sono due boss che non riuscirò tipo mai e poi mai a sconfiggere qua. Zot e questa medusa, perché la odio un botto questa medusa. Non so perché non riesco a sconfiggerla, ma fatto sta che la odio. Buongiorno. Come stai, Yumu? Oh, bene, grazie per aver cominciato con il tuo attacco. Anche mi serviva. Prendi questo. Ah. Adesso come te la cavi? Fatti, come te la cavi? Ho preso un botto di danno anch'io, ma non me ne importa. Ok. Qua, ora, no. Era il momento giusto. Ma adesso non lo sarà mai più. Devo tentare di farla stare più o meno vicino all'acqua. Brava, ottimo lavoro, Umu. Ha! No! Dannazione a Umu. Su serio? Mi hai fatto 3 danni con un attacco solo? Ma fai schifo. Maledetta. Niente ragazzi, non riesco più a fare gli attacchi. Come non detto, magari. No, neanche ora. Fa gli attacchi in una successione troppo rapida. Ora. Sono morto. Ed ecco perché la odio, ragazzi. Perché è un boss infimo. È stupido che ti induce a perdere vita così a caso. Buongiorno, Umu. Ok, inizia con l'attacco giusto.
Preso danno anch'io, ma non me ne importa. Di qua c'è un'altra medusa. E secondo i miei calcoli, se faccio così, prendo danno anch'io. Se io faccio così, mi sta suonando la sveglia. Wow, che fortuna proprio ora. No. Su serio? So che c'è un'altra di là, però non ne valeva la pena. Mentre invece vale la pena scappare da questo. Sei serio? Seria o qualunque genere tu sia, maschio o femmina. Niente ragazzi, non riesco più a schivarla. Sì, è morta, ragazzi. Ui. Faccio schifo a giocare, yay. Ok, ragazzi. Continuiamo ad allenarci, perché sì. Vieni qua. Bam! Preso danno anch'io, ma non me ne importa. Perché lo prendi anche te. È umu, vero che lo prendi? È umu. Adesso non fai più tanto la spavalda. Come non detto, fa ancora la spavalda, ragazzi. Aia. Viene un po' in su. L'abbiamo uccisa, ragazzi. Però ho 4 di vita io. Anzi, 5. Non va bene. Vieni qua. Dannazione, mi ha colpito già una volta con il primo con il suo primo attacco. Dannata Umu. Tutte e due qui. Tutte e due qui, dove, intanto che lei mi fa le scariche elettriche. Ha! Non ho però abbastanza anime. Dannazione. Qualcosa mi dice che sto per prendere altro danno? Ha! Prendi questo umu.
Ok, bene. Su Umu. Dai, ce n'è una proprio qui. Ah. Perché non vieni qui? Bene, ce l'ho fatta. E potrò anche prendere un po' di anime da questa roba qui e curarmi. Ok, ragazzi. Anche se di sicuro nel Pantheon morirò male per lei, nella stanza degli dei sono riuscito a completare Umu. Con un po' di difficoltà, ma l'ho completata. Adesso manca Grigio Principe Zot. Ciao Zot, come stai? Non mi sei mancato per niente. Ah, ok. Ho preso subito danno, va bene. Ah, lo sapevo. Come osi farmi così tanto danno? Zot. Guarda. Bam. Davvero rimbalzato, poi preso danno dopo il rimbalzo. No. Boh, morto. Zot con gli charm giusti e va bene anche come boss. Non è così tanto infimo. Su. Dai. Proviamo. Maestro da Culeo Sly. E poi bom. E poi andiamo. Andiamo a provare il Pantheon. Tutto bene. Ora di fare l'ultima prova con Maestro da Culeo Sly, anzi il Gran Maestro da Culeo Sly. Gran Maestro da Culeo Sly, che in realtà è più piccolo di me, che però ha una Culeo grande 4 volte lui. Buongiorno. Mi sto facendo cogliere dal panico. Mi sono impanicato.
Molto bene, buongiorno. Ok ragazzi, battuto. Ci siamo. Possiamo proseguire a completare questo pantheon. Andiamo dai nostri carissimi. Non so di cosa stavo dicendo in realtà, vabbè. Andiamo di là. E tentiamo di completare il Pantheon del Maestro con il Binding, l'imitazione, perché non lo sapesse, dell'Aculeo, che mi riduce dei danni da Aculeo del 40%. Su, dai, almeno una cosa la devo fare oggi. Nara. Serio, non mi ha fatto il doppio salto? Bom.
Molto bene, ci siamo ragazzi, manca un colpo e mi sono fatto prendere tipo 3 danni, ma vabbè. Siamo ancora vivi e vegeti. Su. Buongiorno collezionista. Come sta? Morto. Ah no, non è morto, di solito muore. Ok, è morto ragazzi, ci siamo. Addio. Adesso God Tamer, giusto? Sì, giusto. Boh, morto. Ci siamo. No, buongiorno, Grim. Sai, mi hai colpito subito, Grim? Non è una cosa educata, sai? Prendi questo, Grim. Ok, forza. Sfere di fuoco, sfere di fuoco, sfere di fuoco, sfere di fuoco. E pla. Ok. Muore. Ah. Mi spiace Grim, ma sei sfregato ora.
Oh, 25% di vita, molto bene. Ah, dannazione, speravo di schivarlo. Cosa ho fatto, ragazzi? Avete visto anche voi cosa ho fatto? Morto. Fine. Che ne pensate, ragazzi? Easy, Grim. Grim, mi spiace. Ok. Direi che ci possiamo anche rilassare. Sì, direi che ho gli charm giusti per le prossime battaglie. Di conseguenza prendiamo il lifeblood che tipo mi servirà. E andiamo al prossimo boss. Oh no. Ciao Galien. Iniziamo bene, mi hai già fatto danno due volte. Se mi hai lasciato dall'altra parte? Capito come fare cose, ragazzi. Ho uno sputo di vita, adesso c'è Zot, però vabbè. Mi sono curato un paio di maschere. Magari me ne riesco a curare un'altra. Sì. Un botto. Bene. Perfetto. Sì, bello forte, terrificante, tutto. Tutto sei, Zo, tutto. Sei tutto. No. Me la sono giocata male questa. Cielo, ok. Muorici. Su serio? Vabbè, vabbè. Dannazione, io esplodo. Giuro che esplodo. Adesso guardate cosa faccio. No, no, no. Aspettate un secondo. Adesso guardate cosa faccio. Muori. Muori. Vabbè. Vabbè ragazzi, direi che nonostante non siamo riusciti a far molto, fa niente, ci siamo avvicinati alla fine del Pantheon del Cavaliere. E purtroppo siamo morti a Zot perché mi sono un po' distratto e ho attaccato troppo. Ma vabbè, spero che questa premiere vi sia piaciuta.
iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un mi piace, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!